një fjallë bërë, e shqiptonë e projektojnë për ditë, një jetojnë tu, në çdo sektor, në politikë, në një marje në vetëm në pak duar, as kush nuk e di, si kush e një në mërë, atër dhe partijës, parlamentin që janë për fila së kush, po kjo punë e rëzë vetësi. Ata që janë në kryu e shumë pak që ndërdoj, kjo punë njëksive në gjithë sektor, o sistem nuk funksionuar për gjithë shëshirin. Ka rëmulluar të jenë pushtetin politikë, ekonomikë, financiarë në pak duar. Atë që përbëmi dhe Shqipon, njësoj si të një si të qime spele, në miniatur, dhe i tani, dhe që ne përbëmi dhe gjatë politike i arë sistemit. Shqiptatë të nuk e në gati për të gjë, kujtojnë se Shqiptim do kemë në bëndë sistemit, pra duke e drejtuar të batën të fityrat e mase do të partit për kase, ose një alë metamorfoza kontroluar. Ky sistem nuk ka rëndohet të nërë. Ne të rëgjën të betej, po shkojmë qytet në qytet, dukëm seminarë për të rëgjën të rëgjëve sociale, se se pari jo për mas kritika, asë në këto mundë në shojë. Pari që të dashurin obsesive, perversin e partive, partive që në këtë partive shqiptarë që sot janë që berat e dhe kodosjën e famshë, asë dhe s'ka për këndryshuar. Nuk berat se këmë, duhet një diskurs në temi racional. Fakti e që tje, shqiptarë të kuptojnë, që rotacionë nuk funksiononë, ma dhe për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 p
drejt degradimit ekonomik, social, kulturor, shparasyetar. Sintezën nuk e bëjmë dot, sepse një dhe nuk në edhe të bëjmë dot sintezën. E procedurën fiturat e sistemi të për arte heroike, që shumë i për ditë. Kjo do një projekt racional, i cili nuk përkone dhe në pushtetit partive, që në pushtetit deleguar. Kjo nuk funksionë në, edhe një kalbim në asë një vënd. E një formur tre shëtuar nuk funksionë në, sepse finanse ka një të deratu sa korruptor gjithë shka. Ato që kërë në fundit, është më shumë pushtet qytetarët dhe më pak partit. Partit të rikëthe në shtarë të tyre natyror, kur thjesht të elaboron një te dhe jo të marrë kontrol gjithë vëndin. Nuk ka sens të rronë partit, nuk ka në sens, gjithë e fshetin të gjë. Do shdo një ide në delegimit, ashtu se të të minimit, se të kantë, nësi është ideja e lidhë që nësi e potemë, se të tjemë në cilën e kemi kontakte, ku ndërri të adoptojnë të gjë në Shqipëri. Pra në të shqyët demokracia pjesmasë. Nuk ka një sistem tjetër i gjenizim, një sistem antivirus për qytetarët së demokracia. Pa ndaj së demokracia, po e goditit në shdo në tëndë. Edhe për qytetarët e Galicia është për shtetu që rruhet, është patrimonit dhe humanitarë. Për qytetarët e Galicia, sot po e goditit, pikërisht. Po e goditit, qytetrisht, ata që mbrojnë, janë bankat, janë pushtete forta dhe kështu me radhë. Këtë gjë po ndodhet në Spanjë, në Francë, në Kipër. Demokracia është rrezikuar. Pushteti qytetar është rrezikuar. Duhet që ne marrim merret diku tjetër. Kjo do të bëjë reformë drejtësi, ne kemi e kemi demaskuar, denoncuar që e fillim që është në shiloj për të marrë kohë akoma kasta. Jo si për reformën për atë një qukatë administrative, për imunitetin, për ligjin, për mafjën, një gjerë si kur zgjidhja nuk vjen nga brenda pushtetit. Sa më shpejt ta kuptojmë këtë gjë, sa më shpejt rinia të bëjë pjesë e kësa i gjërate, atëherë do fillojmë një rrugëtim të ri. Për të vend diskutim gjithë në sistemë, jo për tjetër poshtë, dhe ta përnavim të funksionaj, për të bërë që publikat bashkëtoj me privat, për të bërë solidaritetin, bashkëtoj me konkurencë dhe jo me ratë. Kaluam nga një ekstremizm komunist, një ekstremizm një liberist, për një edhe efekte. Mirë, nuk po dhe në shumë sepse të shkira që madhe, unë shkresoj edhe nga diskutimi që dhe me kolegët, të jelem shumë hapsir debatit edhe pyetën, falon e njerë dhe më bërë. Kanë ndërën të të djanë për përrisjelin e momentet e përsorë të shqiponë nga këtyre dhe të këtyre edhe Andrea e Fabiana. Cosa comporta questa riforma costituzionale perché voi dite no? Allora, mi dispiace se mi metto in piedi perché sono abituato a stare dall'altra parte del tavolo. È un problema? Ok. È più bello, sta più vicino, diciamo, stando così. In realtà non sentirebbe forse neanche il microfono, ma va bene lo stesso. Allora, noi negli ultimi, vado più. Ma va bene, negli ultimi due mesi stiamo girando tutta l'Italia. Ultimamente stiamo facendo un treno tour con i vari treni in
giro per l'Italia e stiamo facendo anche tappe nelle varie capitali europee. Perché, vedete, per noi questa del 4 dicembre è una battaglia fondamentale, ancora più importante di qualsiasi, almeno per me, elezione politica. Kjo për një arsye shumë të rëndësishme, sepse data 4 dhjetor është datë emblematike, është një betejë shumë e rëndësishme, një betejë e cila për ta ka rëndësi më shumë se çdo zgjidhje tjetër politike që kishte ndodhur më parë. Avendo anche studiato durante la mia laurea l'Assemblea Costituente, cioè quel Parlamento che ha poi redatto e votato la Costituzione italiana, vedere queste modifiche fatte nel modo che adesso vi esporrò mi ha portato proprio un sentimento di indignazione, ma anche di ribellione. Se studiues i assemblees costituente, tra le parti parlamenti, tra i fondi, nel cilio che l'Olivia prodoha e le vie nel sbatim, më ke vendosur në një situatë të dyfishtë, e një rani një jatë, e një ribellim të pamandë. Perché in realtà qualsiasi costituzione, non solo quella italiana, è un momento di concordia e di unità nazionale. Se in fondo ogni costituzione, io vedo ma io italiana, è un momento di concordia, è un momento di bashkimi. Vedete, la Costituzione è la base giuridica in realtà della convivenza civile, perché è alla base di ogni nostro diritto. Ma questo non solo in Italia, in qualsiasi paese del mondo. Dhe ajo është kaq e rëndësishme, si mund të rrjetë edhe ju po shihni, që Kushtetuta është baza juridike e çdo bashkëtese qytetare. Dhe nga Kushtetuta fillon gjithçka, pastaj përket mbarvajtjes së një rendi ligjor dhe politik. E la cosa peggiore in questo periodo è immaginare che coloro che voteranno, gli italiani che voteranno a questo referendum, magari si divideranno a metà. Quindi ci sarà praticamente una metà che non si potrà riconoscere nella Costituzione italiana, che è l'impianto giuridico principale del nostro convivere civile, che è una cosa, già questo è gravissimo. Già vi dico solo questo, nell'Assemblea Costituente, quando si votò la Costituzione italiana, votarono contro solo 46 parlamentari su 560, per farvi capire della grande concordia che ha unito in quel momento persone diversissime. E nei giorni che ci sono condotti, nel momento in cui il referendum, votimi di andare a due macro aspetti, nel momento in cui votare contro, nel momento in cui la gente vede, nel momento in cui la Costituzione, cioè il tempo di controllo, di marvaglia, se non c'è di giuridico, e nel momento in cui votare a tale, cioè nel farlo migliore, nel momento in cui votare pro. Ma tu hai bisogno di tutto, nel momento in cui candotto il votimi, nga 560 deputei, 26 për tyre kanë votuar kundër. E questa è davvero la cosa peggiore che si può fare a un popolo, perché un popolo quando si divide sulle questioni fondamentali, sulle basi fondamentali, in realtà non è più un popolo. Dhe kjo gjë më e keq që mund të bëhet një popull. Në momentin që një popull ndahet, ti kurrë me ato që janë gjërat më thelbësore të ti, kjo nuk shkon, është shumë keq. Perdiamo una sorta di identità e comunità nazionale, non siamo più popolo ma diventiamo davvero dei veri sudditi ai quali ogni tanto è permesso votare. Pra, ajo që ndodhë është ne humbim atë që ajo është identitet kombëtar. Nuk mund të quhemi më popull, por quhemi thjesht persona të varur, pra na humbet ajo që na identifikon. Ma è importante anche spiegare come siamo arrivati a questo referendum. Nel 2013 sono stati eletti i rappresentanti del Parlamento italiano nella Camera dei Deputati e nel Senato della Repubblica. In pratica noi due siamo stati eletti nella Camera dei Deputati. Però nel 2014 è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale che ha detto semplicemente
che quelle elezioni, ma anche le elezioni passate, erano viziate perché la nostra legge elettorale era palesemente incostituzionale. Nel tutto tieni deputati, ci portassi in domo se deputente, con la chiesa povera di vino buono, di mie carte verde, nel mio urdo, tu giocate su queste due se, bëhet e mundur që ky ligj të ndodhet të kishte probleme kushtetuese dhe të duket si një ligj jo kushtetues, antikushtetues. Quindi in realtà anche noi due siamo abusivi dentro il Parlamento in realtà. E questa è la verità, perché siamo stati eletti grazie a una legge incostituzionale che andava contro i diritti principali della Costituzione. Pra i bie që edhe ne të dy dhe jemi në tonë se abuzues, ju me të drejta të sakta për nga këtë parlament, sepse jemi zgjedhur nga një ligj i cili nuk është ligj kushtetues, dhe nga ana tjetër një ligj i cili bie në kundërshtim me gjitha drejtat themelore të qenurit i zgjedhur deputet brenda një parlamenti. In un paese un minimo civile, si sarebbe andati a elezioni subito dopo. Siccome in Italia noi siamo mediamente civili, almeno la nostra classe politica, possiamo dire mediamente civile, hanno scelto di continuare fino alla fine della legislatura, noi eravamo proprio all'inizio, nemmeno un anno è arrivata questa sentenza della Corte Costituzionale, ma addirittura hanno deciso con questo Parlamento illegittimo di modificare la nostra Costituzione, cioè la base della nostra convivenza civile. C'è dove? Io vedo che non scuola nel siede di Lenestra, ma è ancora Verduan, Verduan pra la monura di Palisme, Verduan mette Parlamento, funzionano le piccole monure di Palisme, e si è rigata la sua madre, madre, te abbonte, modifica. Allora, da cittadino italiano mi dovrei domandare perché? Perché c'è questa impellente e fondamentale esigenza di cambiare la nostra Costituzione? Cosa non poteva aspettare una nuova elezione per eventualmente modificare la Costituzione italiana? Si qytetar italian, na të rifuj vetes një pyetje shumë të thjeshtë. Përse ishte kaq e nevojshme që kushtetuta të modifikohej në mënyrë kaq urgjente? Nuk mund të prisnim zgjedhjet e ardhshme me qëllim që të ndiheshin pak më të lirshëm dhe të bënim modifikimin e kushtetutës. E per darci in realtà una risposta non dobbiamo nemmeno troppo guardare nel nostro paese, dobbiamo guardare anche fuori il nostro paese. Magari anche al di là dell'Atlantico e agli interessi che ci sono al di là dell'Atlantico. Dhe për të dhënë përgjigje, normalisht nuk duhet të procedurohemi vetëm në vendin tonë. Shikojmë dhe jashtë Italisë, madje deri për te Atlantikut. Çfarë interesash vijnë në për te Atlantikut që shtyn pikërisht këto vendime të tilla? Perché non ci possiamo nemmeno dimenticare che c'era un paper della JP Morgan, che era una banca d'affari americana, la quale diceva che noi in Europa abbiamo troppi diritti sociali. Faktikisht nuk mund të harrojmë këtë dhe për ju të cilë thot një shkrim të bërë nga JP Morgan në një bankë çështje që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas të cilës kushtetuta ka shumë ka të drejta sociale dhe është problem. Perché effettivamente in Italia abbiamo ancora, almeno adesso, un diritto alla sanità pubblica, un diritto alla scuola pubblica, un diritto, diciamo così, a un lavoro retribuito, un diritto anche ad elezioni legali. Abbiamo vari diritti che, secondo le grandi banche d'affari internazionali, sono troppo ampi. Përse akoma në Itali ne vazhdojmë të kemi të drejta si të pasurit të shërbim publik, të pasurit një punë të paguar, të pasurit një shërbim shkolle dhe shëndetësor pra publik. Si pas kësaj banke çështjesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Italia ka disa të drejta që janë shumë të gjëra dhe që një farë mënyre në kam pëse të egzistojnë, pra e të tepërta si pas tyre. Allora, se la JP Morgan, quando era, mi sembra nel 2012, scrive queste cose, e se poi un Parlamento, addirittura eletto in maniera illegittima, inizia a cambiare la Costituzione, scusate, ma noi dovremmo unire i puntini. A certo, dimmi per parlare di un segmento di
tillë. Unë bëjmë të ty, dikur nga 2010, ky artikull u shkrua nga Jenny Morgan, dhe nga në vitër të një përpara një parlamentet të paligjshëm. Atëherë thotë mendoj se duhet të bashkojmë të dyja së bashku, të bëjmë disa pika dhe të vazhdojmë. Ed è palese in questa riforma la volontà di accentrare il potere dentro un solo organo, che in realtà è il governo, il potere esecutivo, per togliere poteri ai cosiddetti contropoteri, ovvero il potere legislativo, il potere giudiziario, ma in ultima istanza il potere del popolo. Ed è evidente e dukshme, la riforma è pikërisht per qendrimi i pushtetit në njërë nga anët e pushtetit, dhe ku? Pikërisht për qendrimi i pushtetit drejt qeverisë, për qendrimi i pushtetit tek ekzekutivi, gjë që bëndet mundur që do të largohesh ato që do të ishin fuqit balancuese, pra fuqit kontra, dhe kush ishin ishin gjysori dhe legislativi, nga ana tjetër dhe kryesoria, fuqia dhe që vinte nga i popullit, pra pushteti i popullit, duke qenë se pushteti po i kalonte gjithë qeverisë. E per capire il potere di queste banche d'affari internazionali che muovono miliardi e miliardi di euro con un click, basta un click e muovono miliardi e miliardi di euro. Il potere della Commissione Europea, della Banca Centrale Europea o del Fondo Monetario Internazionale, alla fine basta guardare cosa è successo in Grecia. In Grecia hanno votato per l'OCHI. Cosa succede adesso in Grecia? Sta facendo un governo teoricamente progressista, perché così si era fatto il marketing del Tsipras all'interno della Grecia, rispetto ai diritti civili, pensionistici e sociali del lavoro dei cittadini greci. E chi è soprattutto, e questo dobbiamo ricordare, chi è il mandante? Perché questi non sono mandanti, sono esecutori. Noi nei nostri paesi non abbiamo il cervello in realtà. Il cervello sta da un'altra parte. Noi abbiamo semplicemente i tentacoli della piombra che prendono un bottone e decidono cosa si deve fare. Ma il cervello in realtà sta dall'altra parte dell'Atlantico. Pra thotë çfarë arrin, thotë një farë konfuzioni, fuqitë e mëdha kryer bankat e të çështjeve, dhe i kuptojnë pikërisht në fuqinë që ka dhe fondi monetar, fuqinë që kanë institucionet e mëdha të Bashkimit Evropian. Po le të themi në një shembull teknik, në shembullin e qeverisë e cila u gjon fundi në Greqi, një qeveri progresiste, ose poshtë referendum, që ndodhi me vetë, ose më saktë pyetja ishte cilat janë dërguar, cilat janë mandatet e gjithë këtyre situatave që ndodhin. Mandatet nuk janë për ta vendeve tona të vogla, por mandatet dërguesit janë pikërisht për të Atlantikut. E già queste riflessioni preventive, perché non sono neanche ancora entrato nel merito della riforma, ma già queste riflessioni preventive dovrebbero farci illuminare e già farci rigettare questa volontà del nostro attuale governo. Certo, ai scontati per tanti anni abbiamo riflessione, riflessione del sentimento paraprati, non c'è più la brezzita della riforma, perché tutta questa riflessione non c'è più ciò che non è pittorista, è del po', pittorista del referendum, temi io ciò tu. Poi parlerà anche ovviamente la mia collega Fabiana, però andiamo a dire qualcosa di questa revisione costituzionale. Continuo un pochettino. Okay. Allora, noi, questo governo ha inserito una clausola che è molto importante, che è quella denominata clausola di supremazia. Atëherë, do të flasë pak sot për sa i përket këtij revizioni kushtetues, që do të flasë shumë edhe kolegja ime Fabiana, por dua të ndalem pak në një klauzulë dhe një çështje, e cila ne ka vendosur kjo qeveri, e cila do ta të cilën do ta emërtoj pikërisht si klauzula e supremacisë. È quella l'altra parte della pratica, giustamente. Ora, cos'è questa clausola di supremazia? Significa che se il governo vuole fare qualcosa, ma le popolazioni, i comuni, la regione o le province di quella zona si ribellano, il governo ha comunque l'ultima parola. E vi dico un esempio concreto. Io vivo in una regione che è l'Abruzzo, che è una regione sull'Adriatico, una regione molto sismica, dove avvengono ogni 50 anni dei terremoti di una certa importanza e un certo pericolo per la popolazione. Adesso il governo
sta pensando bene di costruire un metanodotto che praticamente passa per tutto l'Appennino, passa per dove c'è stato ultimamente il terremoto di Sant'Arnorcia, passa vicino a Matrice, passa sull'Appennino abruzzese dove c'è stato il terremoto dell'Aquila. Addirittura hanno messo una centrale di decompressione, diciamo la si chiama in maniera tecnica, in una città, la cui città, secondo i sismologi, è quella a più a rischio del prossimo terremoto in Italia. Ora, se voi viveste in una città a rischio terremoto, vorreste avere al vostro fianco o sotto un metanodotto dove passa il gas? Ebbene, se dovesse passare questa riforma costituzionale, il governo potrebbe autonomamente decidere chi ci deve passare e potrebbe tranquillamente militarizzare tutta l'area etnica, come ha fatto ad esempio per i lavori del treno ad alta capacità tra Torino e Lione. E mbrojtur zonë ushtarakisht, si shnoti në rastin e ndërtimit të aspektit të trenit të specialar që lidhi Torinon me Lione, Torinon me Lione. Quindi i cittadini potranno manifestare quanto vogliono, i comuni, le regioni si potranno cercare di impedire quanto vogliono la volontà, ma quel governo può avere sempre l'ultima parola e può decidere nonostante il volere di quei cittadini. E questo è un esempio concreto di quello che potrebbe avvenire. Bravo, diciamo che i cittadini non vogliono che ribellano, non vogliono che in fondo, come una vera muta muta per noi. Dalla dietro, ci vorrebbe che lo svedono, lo tendertoino, lo tupiessascano, le giura lo bene si passa bonetti, da New Pustet, c'è un generatore che ci vorrebbe. E questo è un esempio di come in realtà delle grandi realtà economiche internazionali, perché quando parliamo di petrolio, gas, ma anche elettricità, parliamo di grandi realtà internazionali. Noi siamo in Italia, siamo un buco rispetto all'intero mondo. Però di quanto queste realtà internazionali hanno bisogno di scavalcare il volere popolare del singolo cittadino, della singola comunità, per i loro interessi. E i loro interessi significa parlare del loro profitto. Io mi sa che vi ho già scocciato troppo. Allora intanto passo la parola a Fabiana e poi se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda più precisa e più concreta su cosa significa questa riforma, ovviamente è meglio rispondere ai dubbi che hanno le persone piuttosto che fare una declamazione univoca basta come se fossimo in televisione. E quindi passo adesso la parola a Fabiana.
vedete, tutto il mondo c'è tutto il mondo, 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 tutto il mondo. Grazie a tutti di essere qui, innanzitutto siete tantissimi, e ne sono felice perché vuol dire che il tema è molto sentito. Ne sono felice perché ci troveremo di fronte a quello che secondo me è uno dei voti più importanti della storia della Repubblica Italiana da quando si è scelto tra la monarchia e la Repubblica. Lo è perché con questa riforma costituzionale si può stravolgere completamente la Carta fondamentale dei diritti che è stata decisa di fatto da una sola maggioranza. Në përëndërit mirë që jeni këtu, ju shohë që jeni shumë dhe në ditën kontë të të pjallë për një qështje e cila për mua shumë ndjeshme sepse do të bëhet një ndryshim i madh për herë të parë në Itali, i përshë nga publikimi i parë që u bën nga monarkia nga Republikë, një ndryshim i cili normalisht do të prej nga të qka është shteti, të shtetuta karta kryesore e drejta dhe të njerëzit. Io sono, per chi non lo sapesse, membro della Commissione Affari Costituzionali, quindi mi sono occupata in prima persona, insieme alle altre 50 persone circa del Parlamento, di tentare di modificare questa carta. E sono profondamente contrario per il metodo e per il merito, quindi per due grossi modalità di ragionamento, diciamo così. Per il metodo, perché bene l'ha detto prima Andrea, questo è un Parlamento illegittimo, quindi la Corte Costituzionale è intervenuta dicendo che non potevamo stare lì. La prima firmataria di questo disegno di legge, la Boschi, ha uno dei 148 famosi seggi dichiarati incostituzionali. Perché l'iniziativa è del governo, forte dei numeri del premio di maggioranza, e perché ci sono numerose leggi a Camera e Senato che tutelano le opposizioni per permettere il corretto andamento dei lavori e sono state tutte violate in favore della maggioranza, quindi abbiamo votato notte e giorno, sono stati sostituiti parlamentari della maggioranza che non erano concordi col governo e i nostri emendamenti sono diventati carta straccia perché un esponente di maggioranza ha presentato una proposta che ha fatto decadere tutti gli altri, quindi ogni regola è stata violata e il Presidente della Camera non ha tutelato noi ma la maggioranza numerica, quindi il partito di governo. Unë të të vetë jam antare e Komisionit për qështë kushtetuës si që do të që ka qeni nga persona që ka votuar kundër këti aspekti. Pse ka votuar kundër? Do të ka votuar kundër për dy aspekte, për aspektin e metodës dhe për aspektin që është numerit të saj dhe metoda përse. Kundër e që arrotë dhe më liku bako përpara, bëtë vetë për një parlament të palishëm dhe normalisht bëtë vetë për një iniciativë të qeverisë, të tira normalisht merë të majorantën, zdo vendim është kundërshtuar dhe nga rastet e deputetve brënda situata dhe kundërshtuar se ta deputetve janë zëvënsuar, maksimalisht dhe qeveria nga vendosur. Il merito. Ci sarebbe da fare una conferenza di giorni. Sono 47 articoli su un articolato di 139, quindi un terzo dell'impianto costituzionale. E parte da due presupposti. Un governo che è debole e un Parlamento che è estremamente lento a fare le leggi. Quindi ci sono queste due camere che fanno, secondo loro, un rimpallo infinito delle leggi, si va avanti e indietro con la cosiddetta navetta, e quindi questo povero governo debole non riesce a far approvare le leggi per cui ha bisogno di snellire la procedura legislativa. Questa teoria è ovviamente smentita dai dati della Camera che tutti gli anni produce sia la Camera che il Senato, che dimostrano chiaramente che la nostra democrazia produce più leggi di tutte le altre democrazie europee. Quindi è già il presupposto di base è una presa in giro. E 9 leggi su 10 di quelle che approviamo alla Camera e al Senato, io e Andrea siamo testimoni, sono di iniziativa governativa, quindi in realtà il governo è già fortissimo adesso, il Parlamento è già un Parlamento succube. Atëherë, përse për një aspektit të dytë, pra për aspektit të meritës, do duheshin shumë kohë me të 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 njërësha dhe të sqaroja, por le të ndalim dhe njërësët në një aspekt esencial, jemi përpara një qeverie shumë të dobë, dhe një parlament e cilin në një të kohë është e paliqë, një qeverie cila e ka të pamundur të aprovoj ligjet e saj, dhe nga në tjetër jemi përpara një fakti ku demokracia italiane është përstëruar se demokracia e cina prodhon në më shumë ligje se është të demokraci tjetër. Come raggiungono questi obiettivi? Inizialmente hanno detto togliamo il Senato, poi si sono resi conto che la gente si è accorta che non la volevano veramente e quindi hanno cominciato a dire che hanno trasformato la seconda Camera, quindi il Senato della Repubblica, in una Camera delle autonomie di modello tedesco.
si ti zgjidhi në këto probleme, dhe apo të njështë me duan që të ishe senatë, dhe rëmën që do t'i ishe senatë, kjo shkaktoj një parë paniku, dhe në këto mënyrë për mos e heqo farë, dhe apo me duan të kryonë një parë ideje të një dome të autonomie publike, të autonomie vendore, të nga nga tjetër do t'i ngjante dhe modeli gjermanë. Come diventerà questo Senato? Un Senato di 100 persone, non elette dai cittadini italiani, ma nominate dai consigli regionali, 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, e 5 persone nominate dal Presidente della Repubblica. Quindi di fatto 5 a 100 diventano quasi un partitino, un piccolo partito del Presidente della Repubblica. Se tu non dodi più, non dodi nel tuo manuale, cioè ogni 5 persone nga Senato, tu zide nga scioltare tra i nati, dhe 5 per il problema tradizionale, tu zide nga Presidente Repubblica. Verranno nominati, a differenza del Senato tedesco, senza vincolo di mandato. Questo significa che questi senatori voteranno sulla base delle indicazioni date dai partiti e non dal territorio, quindi non sarà un Senato federale delle autonomie, a differenza della Germania, dove invece rispondono agli enti territoriali che rimandano nel Senato. Qëfar do të ndodhi në ndryshim nga Senati federal në Gjermani? Ka senator tani nuk do të përgjigjen në mbi baza territoriale, por do të përgjigjen mbi baza të gjitha indikacioneve që vijnë nga partitë. Diventerà ad esempio, potrebbe diventare ad esempio senatore della Repubblica un consigliere regionale come De Luca, che è noto nei nomi della cronaca. E perché lo dico? Perché con questi nuovi senatori e sindaci guadagneranno l'immunità parlamentare pur non essendo votati dai cittadini per fare i parlamentari. Ajo që ka është me keqe, ajo që këta senatorë, dhe pse nuk janë votuar drejt për drejt nga qytetarët, do të fitojnë një imunitet parlamentar. Dhe faktikisht do të një shembull që do të bëjë senatorë Republikës një këshilltare analisi De Luca, gjë që nuk i pëlqen shumë. Perché vi ho spiegato il Senato? Perché loro dicono che è importante modificare il Senato per dare voce agli enti territoriali, ma poi modificano il titolo quinto della Carta Costituzionale. Tra se io spiegava Senati, non spiegava Senati, se ci dà tutto un c'è donna quando ti vuoi Senati, ti vuoi spiegare un enti territoriali. Con gara di dire che oggi è pre, ne è in pesto, titolo del pesto, Il titolo quinto stabilisce le competenze legislative tra Stato e Regione. Dhe titulli 5 përgjithë referohet në kompetencave legislative ndërmjet shtetit dhe vetë rajonit, dhe gjitha një shkëndarë në rajon. Ad oggi ci sono delle competenze che spettano solo lo Stato, solo le Regioni, e delle competenze che Stato e Regioni esercitano insieme. No, si funziona, funzionano cioè competenze da andare a tre livelli, competenza di shtetit, competenza di rajonit, competenza di shteti dhe rajone di ushtrojnë në mënyrë përbashkët. Questa riforma toglie la competenza concorrente e sposta tutto nelle mani dello Stato. Kjo reform, fatti seri, do t'heqi të gjitha to dhe të tush competenze që zhvillojnë në mënyrë përbashkët dhe aje gjishka shteti. E allora perché farò un senat federale? Atër përse të duhet a bërë një senat federale, për në po nuk funcionohë. Non ha ancora più senso unita alla clausola di supremazia che vi ha spiegato prima Andrea. Tutte le competenze che restano nelle mani degli enti territoriali, quindi delle regioni, quando anche la regione ha la competenza legislativa esclusiva, se il governo, non il Parlamento, che i cittadini eleggono per fare le leggi, ma il governo, l'esecutivo, decide che è importante per il proprio piano di attuazione di governo, per l'unità legislativa nazionale, fare un determinato progetto, fare una normativa, prende le competenze delle regioni e le sposta di nuovo in mano allo Stato. Quindi gli enti territoriali conteranno ancora di meno, questa è la tutta realtà. Adesso come parti alto, ente territoriale, tra il rione, stato di prima ci dovuto mare, non funzionò, non merita nessun patto. C'è stato di eventuare te ceveris, c'è di avere una compagna di stati, e non cambia competenza delle cuore. Ma che mi procedente questo è. E qual è la parte che secondo me è più grave di questa riforma? È quella che si nasconde dietro il famoso combinato disposto tra la legge elettorale e la riforma costituzionale. La legge elettorale è quella che trasforma i voti dei cittadini in seggi, quindi in poltrone all'interno della Camera. Ci sono le riforme, spiegherò che
leggi elettorali che trasformò il voto nei cittadini nel mio poltrono parlamento. La legge elettorale Italicum, che loro hanno detto essere abbinata a questa riforma, che avevano detto anche che era la migliore del mondo, ma lo devono modificare, e che cosa fa? Dà un premio di maggioranza del 54% dei seggi uguale al Porcellum e sostanzialmente con delle liste bloccate. Quindi ripropone un Porcellum in nuova versione, garantendo un premio di maggioranza abnorme a chi dovesse vincere le prossime elezioni. Il Porcellum è denominata così, non sono anche la scritta, capire che è una boccata. Parole da un premio di maggioranza del 54% dei seggi a chi vince le elezioni, senza soglia di sbarramento. Наше премножаваме, защото то една си партия, но как е то шумица на абсолюте, и в този пермали инстанат почина ще може от 10-та почина, и мъж шумица на абсолюте. На път професор си ги в поглед и далия. Мило и си вижи, а че го е фарш, че е едно садино. За мина тур, поточа на тюй. Но факт беше, и ей почти ти чуя тази, да я писал, ние видите по-не моето му гоще, пеше да. Ora, qual è il problema di questa legge che dà premio di maggioranza unita alla riforma costituzionale? Che il Senato, abbiamo detto, non serve praticamente a nulla, perché tutti i pareri che emette e le leggi che può fare, qualsiasi cosa che dice il Senato può essere superata dalla Camera, a maggioranza assoluta. La Camera diventerà la Camera effettivamente forte, quella che dà la fiducia al governo, ed è anche quella che sostanzialmente fa il 90% della procedura legislativa. Si nominerà i presidenti delle commissioni, si farà le commissioni di inchiesta, scriverà lo statuto delle opposizioni, cioè pensate, la maggioranza che sostiene il governo tutelerà l'opposizione scrivendo lo statuto delle opposizioni e farà un'altra cosa gravissima, potrà deliberare da sola lo stato di guerra. Balista che fuori, ma sono pratiche di maggioranza dove è statuto per opposizione. Io qui tu hai trovato, vado a consultare un po' per comprare da mia, quello che voi temete qua c'è una realtà. Una realtà amara. Na seguitoni opozitën e të kushtë normalë që do të një jetim, një komision jetimi, ishe majoranta që i vendoste objekti. Pra nga një instrument i cili bëhet për opozitën, se komisionet jetimore janë instrument që opozita të mbaj një bilanc, majoranta mos të bëjt gjithë shtatën, të kërëci do të thorë shumica, si do ka kino, pa këse do këtë instrumente, jo lafët dhe garanci kodik. Renzi, por po ka fut tani, këtë që është realitet në Shqipëri, po Shqipëri në të gjallë, në të fitur, praktikisht, praktikisht nësën, Shqipëria do marrë iniciativë në liqë Renzi, e pra mirë kështë do noterizojë, si në do të faqë. Në në lërë që në stato i guarda, ma e në të 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 për shpa janë struktës, e fila kur e shakutën djetë rëndësia, më të me vendet e tjera e kanë që kompetenci për pashtët, më të në firën e këmë firën, më të në kësë rrasë dhe presidentin me kamë nashe për bëshën parlamentin, që se këtë e mërë në dorë dhe që i lijeve të akumë dhe me rëzishë, dhe nëse shpa në lutë, se fila, shpa në lutë, në që. Quindi vengono a mancare sostanzialmente tutto quello che è l'equilibrio dei poteri. I cittadini non conteranno più niente, zero, perché non possono eleggere il Senato. Possono votare per i partiti, ma se arrivano secondi e il voto del secondo partito conterà zero rispetto a chi ottiene il premio di maggioranza che potrà fare tutto da solo, e ci prendono anche in giro con la modifica della procedura legislativa. Avrete sentito l'articolo 70 da 9 parole passa a 439. Da una procedura di legge, Camera, Senato, che deve approvare lo stesso disegno di legge, non perché, come dice Renzi, fa la stessa cosa, hanno una funzione di controllo, una Camera rispetto all'altra, come un tribunale dal primo al secondo grado. E loro invece le fanno diventare tantissime, potenzialmente fino a 10, ma è vero che neanche i costituzionalisti ci sanno dire quante potrebbero essere le nuove procedure legislative, tanto ne è scritto il nuovo articolo 70. Një ndër problemi të cilë është akadisti për reformën të ndrejtësi është komplikacioni i reformës. Pra, bëjtë e tiju engas që qytetarët mos të kuptojnë dotë. Nuk është asësik që në asë një dhe nuk është nukuar reformën të ndrejtësi. Kështë të kasë për reformën të ndrejtësi pro apo kundra, po pashtë e guarë. Një të gjithë për të ndodhi në ekonomi, pra do këtë dy procedura për iniciativën liqë vëndëse. Dhe kjo është problematikë në bedhete sepse ishë bilancën e kontrolit. Dhe gjithë qka
es controlla no controllo. Perché ho visto una problematica. E stabilisce una cosa bellissima, il voto è bellissima per il governo, e il voto a data certa, quindi il governo che già ha la maggioranza alla Camera, ha la possibilità di fare la decretazione d'urgenza, già oggi fa 9 delle 10 leggi che la Camera approva, potrà arrivare in Parlamento e dire questo provvedimento è importante per me, e non importa che cosa stia facendo la Camera, lo dovete votare entro 70 giorni. E il Parlamento deve votarlo così come uscito dal Consiglio dei Ministri entro la data che ha stabilito il governo. Ma avendo quel governo la maggioranza alla Camera, sicuramente il provvedimento verrà approvato così com'è. E di nuovo le opposizioni e i cittadini conteranno zero. Gli aspetti sono problematici, si chiama un certo punto, e cioè a che si rivista di vice rivista, si dovrebbe scuola ora, se ne vuoi sto uccenso, infatti si fa passare per re, cioè dottor. Ci vedi a bypassare anche il Parlamento, perché è bello. Ci vedi a nota comoda in cash, nella mia con i progetti di legge, cioè i provvedimenti d'urgenza, hanno modificato la Costituzione, tu. Te pensano un po'. Ci sono poi dentro il sanatorio era loro, ma... Non lo dire al microfono, che poi gli viene in mente anche... Si propagano subito, così li mettiamo a monte. Bravissimo copiare queste cose. In conclusione. Io invito tutti a votare no, perché anche il quesito non presa in giro, non si può fare una domanda retorica e dire volete uno stato efficiente, la riduzione degli stipendi, la riduzione del numero dei parlamentari brutti e cattivi e dare meno potere alle regioni che hanno sperperato il denaro pubblico? È logico, detta così anch'io vorrei votare di sì, ma il testo della riforma è sconclusionato, è scritto male e a dirlo non sono io, ma sono stati tutti i costituzionalisti che la studiano, la Costituzione, a differenza forse di chi la propone, non hanno saputo neanche spiegarci come dovrebbe teoricamente essere nominato il nuovo Senato e quante saranno le procedure legislative. Quindi questo è il livello, è un testo completamente pasticciato che fa una domanda, volete 47 articoli sì o 47 articoli no? Tra l'altro con una personalizzazione da parte del Presidente del Consiglio che dal mio punto di vista è un'offesa all'intelligenza dell'elettore. Dire se voti no si apre una crisi economica, non ci sarà più crescita, il paese andrà in default, è una presa in giro incredibile. Se votate no, semplicemente si tiene il testo costituzionale attuale e scende notevolmente l'ego del Presidente del Consiglio e del Ministro Boschi. Se votate di sì, invece loro saranno sommamente felici e i diritti di tutti, compresi i nostri, si ridurranno notevolmente. Operazione marketing, esce in niente, mette su note in CPI, ma dunque non faccio caso un cervello comune, un veramente comune. Praticamente, più reform bet, be free. Un po' di tale italiano, però ti sto, ma se non potrei reform, italiano dopo il passoio, dopo che hai tutto un certo nome, da me la. Pai hyrë në Amerika, më të pai hyrë në të sejtë, se shkëtini e shkëndikuar, më të në dhe kësë anisë e kam qitë të shkëgjëra të njene, njene nga kash të gjatë. Shumë, asë kush, unë jam konsularisë, këtë akor, nuk ka shkëtë të studenta kushe të nere, shpër që mos kuptohet, mos të dzohet. Ndryshë nga në që toshe kriministri që, kushe të do të thjesht, pse thjesht, që po ta kuptoj, ta doj dhe ta mbëroj. Nëse bje hapi parë, nuk e kupton, bje gjithë shka. Operacione e shkë njerë, këtë në italiane, po së përgjën në betë kushe putën, në betë në keqë, se në atë i vjetë, në fakt është problematik. A ragionare, no. Fisicamente sarà impossibile ricoprire due funzioni, cioè, fisicamente, cioè, come fanno? Il principio di ubiquità c'era solo il signore, poi vedi. Non stanno così avanti e dietro, capito? Non ce lo sanno dire neanche quelli che fanno i consiglieri regionali, un mistero che si scoprirà solo vivendo. Io, vabbè, lascerei spazio alle domande perché non voglio essere con quelli del sì che parlo solo io, perché è importante il confronto. Andatevi comunque a leggere il testo, anche se è complicato e lungo, e non vi fidate solo di quello che dicono i politici, compresi noi. Quindi se avete qualche domanda o qualche intervento, noi siamo qua, noi potremmo parlare ancora per 2-3 ore volendo, però ve lo vogliamo risparmiare. Però se non fate domande, noi ci mettiamo a parlare ancora per 2-3 ore. Quindi questo è un candido invito a fare delle domande. Girmi, do di più a te, a poi do facendo già 2-3 ore. Una domanda, ma per cambiare qualcosa, cioè cosa possiamo fare? Aspettiamo, andiamo alle elezioni? Allora, forse,
cioè c'è bisogno di un cambiamento. C'è bisogno di un cambiamento che sia migliorativo, però. Certo. Cioè, perché spesso questa logica del cambiamento ci dicono, ma dobbiamo cambiare. Sì, però io non vorrei peggiorare la mia situazione. È come se un lavoro, dico, devi cambiare, vabbè, allora ti licenzio così, hai cambiato la tua posizione lavorativa. Ti ho licenziato, dovresti essere contento. Dobbiamo fare qualcosa di positivo. Qualcosa che magari possa aumentare i diritti dei cittadini piuttosto che diminuirli. Io un cambiamento positivo non lo vedo se mi tolgono il diritto di eleggere i miei rappresentanti al Senato della Repubblica, per esempio. E questo no. Come può essere positivo? Positiva la legge che mi toglie il diritto di voto? A meno che odio il mio diritto di voto, quindi già non vado a votare. Però io vorrei votare per chi mi rappresenta al Senato, perché ad esempio al Senato il futuro Senato non è che non farà niente, ad esempio il Senato tratterà tutti i trattati europei, le leggi costituzionali, quindi eventuali riforme costituzionali, le leggi elettorali. Quindi un Senato di gente che non è eletta dal popolo potrà decidere sulle leggi elettorali per eleggere ad esempio la Camera dei Deputati che è eletta dal popolo. Questa è la follia. Poi, non so, volete tradurre oppure no, posso? No, okay. Un'altra cosa, c'è un esempio anche specifico. Se noi facciamo che adesso il Senato, quale sia il nuovo Senato? Noi avremmo un 55 senatori su 95, attualmente, del Partito Democratico. Quindi di una forza che ha alle politiche avrebbe il 25%, 25,8%, adesso diciamo avrà il 30-32%. E ha 55 senatori. In più ci sono, cioè il Presidente della Repubblica, che avrà 5 senatori. Quindi il 5% del Senato sarà rappresentato dal Presidente della Repubblica. Quindi una persona potrà eleggere il 5% di un'assemblea legislativa. Cioè questo fa capire un po' la follia. Per dire, io sono dell'Abruzzo, che è una regione di 1.300.000 abitanti. L'Abruzzo potrà nominare 2 senatori. Il Presidente della Repubblica ne potrà nominare 5. Cioè più del doppio dell'Abruzzo, di 1.500.000 di abitanti. Ora, il fatto che un'assemblea di nominati sia grandissima maggioranza di un partito che in realtà non ha la grande maggioranza nel paese, già questo fa capire un po' il problema. Perché il vero rischio è che qualora alla Camera ci fosse anche, mettiamo caso, una maggioranza del 5 Stelle, del centro-destra, il Senato potrebbe creare notevoli problemi a quella Camera, qualora fosse di un partito diverso, e bloccare qualsiasi ipotesi di revisione costituzionale o di legge elettorale. E questo rischio di stallo fortissimo all'interno delle due Camere. Io non posso accettare questo rischio qualora fossero eletti direttamente dal popolo, perché il popolo li comanda. Ma visto che non sono eletti dal popolo, io questo non lo posso accettare. E quindi, votando sì, in realtà c'è il forte rischio che non si potrà fare più nessuna riforma della Costituzione. Votando no, si elegge un nuovo Parlamento, magari legittimo, e insieme si può cambiare la Costituzione, ma insieme. Non la deve decidere il Movimento 5 Stelle cosa cambiare. Perché non è, la Costituzione non appartiene a un partito, a un movimento politico, appartiene a tutto il popolo. Andaci, stanno abituando in questi anni a ragionare come tifosi di una squadra. Ah, vince la mia squadra, quindi va bene. Ma la convivenza civile non è una partita di pallone, non è la finale dei mondiali la convivenza civile. Non è un combattimento tra due fazioni. Dovremmo avere tutti gli stessi diritti, non è una vittoria. E questo è il concetto terribile che ci vogliono far avere, come una gara a chi prende più voti. Non è questa. La Costituzione è diversa, la Costituzione è io posso stare insieme a lei che la pensa in maniera diversa da me. E noi abbiamo gli stessi diritti. E questo è il concetto, dobbiamo ribaltare il concetto. Loro ci vogliono inquadrare uno schema, perché quando si inquadra uno schema difficilmente guardi l'avversario, il capo avversario, non guardi neanche le sue idee. Perché tu fai parte di quella squadra, c'è la maglietta. È come un po', non so se usate Facebook. Facebook usa degli algoritmi per cui vi indirizza già dove voi già siete indirizzati, non vi fa vedere notizie diverse. E allora io non posso informarmi lentamente se non ho la conoscenza di altre notizie, di altre ipotesi, di altre visioni visuali. La pezza della democrazia è che neanche noi ce l'abbiamo in tasca.
dobbiamo confrontarci e capire cosa è la cosa migliore. E certe volte quando si parla di Costituzione dobbiamo anche toglierci il simbolo del Movimento 5 Stelle. Infatti, infatti non ce l'abbiamo neanche. Ma perché parliamo della Costituzione? Ah sì. Dov'è? Vabbè, però è che la sono conosce qua, quindi facciamo parte. Cioè, capite la questione del cambiamento? Se tu, se uno vota sì, il cambiamento non ci potrà più essere, non potrai più modificare la Costituzione. I nominati al Senato rimarranno nominati al Senato per sempre. Perché voi vedete, visto che sono nominati fra di loro, ma chi del Senato li poi cambierà la loro modalità di elezione, magari andare alle elezioni, prendersi le preferenze? Nessuno. C'è qualcun altro che... Però nel testo non è indicato, nel testo della riforma, che è vero che sono nominati i senatori, ma che siamo noi quando andiamo ad eleggere i consiglieri regionali che nominiamo chi vogliamo anche che sia, che vada al Senato. Io non ci credo a questa cosa. No, allora,